Ci sono molti miti attorno alle preferenze delle donne quando si tratta di uomini. Li vorrebbero solo giovani, snelli, muscolosi e senza peli. Si dice anche che spesso le donne amano gli uomini alti, galanti, con i capelli castano scuro e gli occhi azzurri. Ma sarà vero? Per fare chiarezza tra tutte queste idee preconcette, abbiamo chiesto direttamente alle parti interessate, le donne. Intervistando le numerose ragazze che partecipano al format Nella testa delle donne con Playlover, ne è venuto fuori il seguente scenario. PS, presta molta attenzione perché ne rimarrai stupito. Alle donne non piacciono gli uomini pelosi. Mito o realtà? Le opinioni sono divise. Il 65% ammette che un uomo con i capelli è molto più sexy, mentre il restante 35% delle donne trovano sgradevole la pelosità di questi signori e prediligono gli uomini che si depilano. Lo trovano più estetico e molto più morbido. Conclusione: uomo, fai quello che vuoi con i tuoi peli. Le donne amano gli uomini in uniforme. Mito o realtà? Mito. L'uomo in divisa non è l'oggetto del desiderio di tutte. Solo il 40% di loro ha dichiarato di trovarlo attraente. Le altre ammettono di divertirsi a guardarli e trovarli molto sexy. Ma danno più importanza alla persona che ha il vestito. Le donne amano gli uomini con le grandi macchine. Mito o realtà? Mito. A proposito, chi oltre alle pubblicità sessiste ha inventato questo mito? Le intervistate non sembrano avere un'attenzione particolare per gli uomini che hanno delle grandi macchine. Per il 70% delle donne un'auto bella è piacevole da guidare e la vorrebbero di loro proprietà, ma non necessariamente dell'uomo che hanno accanto. Le donne amano i cattivi ragazzi. Mito o realtà? Mito! Duro colpo per i bad boy. Si dice spesso che le donne siano attratte da loro, ma sembra che questa sia rimasta soltanto una leggenda metropolitana. È vero che le ragazze molto giovani trovano attraenti i ragazzacci, perché mancano di esperienza e pensano erroneamente che gli colorino la vita. Tuttavia è altresì vero che le donne più vissute non vogliono guai. Hanno già abbastanza beghe da gestire nella propria vita. Inoltre, il 75% delle donne intervistate ha dichiarato di preferire i signori, uomini responsabili e maturi, con degli obiettivi definiti nella vita e delle ambizioni nitide. Le donne amano gli uomini misteriosi. Mito o realtà? Mito! Già, cos'è un uomo misterioso? Molte delle intervistate l'hanno interpretato come un aggettivo negativo, legato al concetto di persona triste e troppo chiusa, dichiarando quindi di preferire la comunicazione. Le coppie capaci di parlare hanno più successo e durano più a lungo. Idealmente vogliono un uomo che si apra e che parli dei suoi sentimenti. Sono invece impaurite da un uomo che nella sua aurea di mistero possa nascondere dei segreti. Dunque mi viene da affermare che lo preferiscono sì un po' criptico, ma non troppo tenebroso. Le donne amano gli uomini brillanti. Mito o realtà? Realtà. Non c'è da stupirsi che la stragrande maggioranza delle donne apprezzi i gesti di galanteria, perché sono la prova di una certa educazione. Cosa piace soprattutto? Che questa spontaneità sia sincera e non sia usata come una mera tecnica di seduzione. Tuttavia, il 5% delle donne trova la galanteria antiquata. Le donne amano gli uomini muscolosi. Mito o realtà? Mito! Alle donne piacciono gli uomini che si allenano e che si tengono in forma, ma quelli eccessivamente muscolosi, stile bodybuilder, sono considerati meno attraenti. Alcune ammettono addirittura di preferire gli uomini con un po' di piccola pancia. Le donne amano gli uomini potenti, mito o realtà? Il 55% delle donne afferma di amare gli uomini potenti, soprattutto per il carisma che emanano. Ma per il restante numero delle intervistate, il potere sarebbe sinonimo di arroganza.